Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Allora, oggi è il 25 dicembre, quindi è Natale. E a proposito, buon Natale a tutti, anche se vedrete questo video un po' dopo, un bel po' dopo. Comunque, sono un quarto alle 11. Io mi sono svegliata alle 10, ho dormito un po' di più oggi. E poi da cosa ci ho mangiato il waffle? E nel frattempo è arrivato mio papà e ha aperto le persiane. Comunque, sì, chissà se riuscirò a fare questa clip. Comunque, stavo dicendo che ho mangiato il waffle e la Nutella da colazione. E poi mi lamento perché ho tutti i brufoli. Comunque, dettagli. Allora, il piano di oggi è... In realtà è Natale, quindi non c'è un piano ben specifico. Comunque, tra poco, tra l'altro accenderò la cassa, dopo vi farò vedere anche la cassa. Comunque, tra poco vado a lavarmi anche i capelli. Poi mi truccherò un pochino, giusto per sembrare più presentabile, anche se devo stare a casa, comunque è Natale, quindi creiamo un po' di atmosfera, ecco. E poi mi vestirò con un vestitino così un po' più carino. Tra l'altro questo qua è stato uno dei regali di Natale, insieme a questo braccialetto qua. Mi piacciono davvero tantissimo, poi vi farò anche il video sui regali di Natale, anche se sono veramente pochissimi, ma super azzeccati. Comunque, niente, questo è il piano. E poi faremo da mangiare un sacco di robe. Comunque niente, io sono ancora in pigiama, ho ancora il letto da rifare che tra poco rifarò, ma adesso voglio farvi vedere una cosa. Farvi vedere lei. Ebbene sì, è il nuovo arrivato, la nuova arrivata, ed è la cassa per sentire la musica, ed è stato un regalo. Si può collegare con il telefono, col Bluetooth, e quindi posso ascoltare le canzoni da Spotify, YouTube, tutto quello che voglio ed è fantastica. Non posso farvi sentire le canzoni perché sennò poi mi bannano il video. Comunque è fantastica, la adoro. E poi si illumina anche, quando voi mettete la musica si illumina anche. Quindi tra i LED e la cassa, boh, sembra una discoteca la mia camera. E poi ho ricevuto anche questa palette che... È di NYX, questa qui, ed è veramente bellissima. Io mi truccherò con questa oggi, voglio assolutamente provarla. E cioè, vogliamo parlare del packaging. Guardate quanto cavolo è bello. L'adoro. Adesso metterò un po' di musica, tanto mia mamma 2 secondi ha finito di fare la doccia, però vabbè. Giusto per, almeno faccio il letto con un po' di musica. Solo che non posso accendere le perché c'è la persiana aperta, quindi non farebbero luce, ma non importa. Ok, doccia fatta. Adesso sinceramente mi metterò tutte le mie creme. Poi penso che mi vestirò, poi mi asciugherò i capelli, magari prima mi asciugo i capelli, poi mi vesto, poi mi trucco. Sono le 11 e mezza. Ok, sono con i capelli così perché li devo piastrare che fanno paura. Comunque mi sono cambiata, adesso vi faccio vedere come mi sono vestita. Adesso il mio anello e anche questi due. Poi c'è la collanina e anche il braccialettino. Orecchini penso che li cambierò dopo. Comunque ho messo questo... Queste cose qui, perché è Natale, volevo essere un po' più presentabile, un po' più carina e mi piace un sacco questo outfit. Bella, no? È che sono tutta vestita bene e poi ci sono questi calzini, perché così posso camminare scalza senza cadere. Adesso, ho dimenticato la spazzola, la missione è piastrarmi i capelli che fanno pietà e truccarmi. Arrivata su e allora adesso mi tolgo la gonna e metto i pantaloni della tuta perché guarderemo un film su Disney, un cartone animato però è di Natale, si chiama Soul penso, non so neanche se si dice così, e metto i pantaloni della tuta appunto per essere più comoda perché poi sul divano mi metto in posizioni strane.
Abbiamo finito di vedere il film. Io tra l'altro mi sono messo un rossetto che però è chiarissimo, giusto perché volevo mettere un rossetto. Comunque abbiamo finito di vedere il film, carino dai, non è chissà che cosa, però è molto carino. Comunque io adesso avevo intenzione di un attimo programmare i compiti delle vacanze. Ok, sì, è Natale, però comunque devo un attimo mettermi le idee in chiaro e appunto programmare tutti i compiti perché sennò poi alla fine arrivo a 7 gennaio che non ho fatto niente. E volevo anche mettermi lo smalto, ma ho deciso in questo momento di non metterlo perché non ho voglia. E intanto che programmo i compiti, magari anche i video, non lo so, adesso guardo cosa mi passa per la testa, metto un po' di musica nella mia cassa. E poi guardo anche la puntata di Amici che c'è stata oggi pomeriggio, però non ho potuto vederla perché stavamo giocando a carte. Quindi poi guardo anche la puntata di Amici, lo speciale per il Natale, perché si sto seguendo, cioè gli altri anni non seguivo Amici, quello prima del serale, però adesso lo seguo e mi piace tantissimo, quindi devo per forza vederla. Ok, ho momentaneamente cambiato idea, faccio un po' paura dal cambio di idea così veloce. Comunque, ho deciso di riempire la chiavetta. Diciamo che per ora lo faccio solo con le canzoni che ci sono già scaricate sul computer, poi vedo come fare per scaricarne altre. Allora, dunque, sono arrivati i nonni a salutarci e ho giocato ancora a carte. E papà mi ha insegnato a giocare a briscola, non ho ancora imparato, ma ho vinto 3 volte. Non ho capito come, però vabbè. Adesso preparo tutto e vado a fare un trucco alla nonna, così intanto sto un po' con loro, ma passo anche il tempo. Dai, qui ho fatto la lista di tutte le canzoni da scaricare, spero di non averne dimenticata nessuna. Adesso, quando papà sarà fermo un attimo, e non dovrà più fare 1200 cose, me le farò scaricare sulla chiavetta. Cambio di programma. Dobbiamo andare ad allenarci. Ci siamo allenati ieri, ma non abbiamo combattuto, quindi oggi combattiamo. Ok, sono appena tornata da fare ginnastica. E in realtà non, appunto, non abbiamo fatto ginnastica, abbiamo solo fatto un incontro di kick, ci siamo solo picchiati. E abbiamo fatto 4 incontri da 3 minuti l'uno, quindi sono abbastanza. Però sono molto felice. Papà si è beccato 2 calci nella coscia, ma bendati, sempre nello stesso punto del primo che gli aveva fatto male. Un pugno in faccia e un pugno nello stomaco. Io un pugno qui dove ho la collana, che tra l'altro fa malissimo. Poi un pugno nella gamba e uno credo nello stomaco o nel fegato, non lo so. Comunque, non so gli organi vitali. Comunque sono molto felice di come è andata. Adesso andrò a farmi la doccia, mi struccherò anche. E poi da cena minestrina, perché oggi abbiamo mangiato tantissimo, quindi se andate a far palestra almeno non ingrassiamo così tanto. E quindi appunto mangerò la minestrina. E poi dopo papà ha detto che vuole la rivincita a briscola, perché l'ho stracciato 3 volte anche se non so come ho fatto. Quindi probabilmente faremo la rivincita se vuole. Poi mi scaricherà le canzoni e se ho tempo, anche se penso di no, guarderò il secondo film di una cosa che ho visto. Praticamente ieri sera ho visto tutte le volte che ho scritto Ti amo su Netflix. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Poi c'è il ragazzo Peter. E probabilmente guarderò il secondo che è Ti amo ancora, PS Ti amo ancora. Perché c'è una storia buffa dietro questo film. Aspettate. Praticamente ieri sera ho messo Ti amo ancora, no? Io non sapevo che ce fosse il primo, cioè perché hanno 2 titoli diversi, ho detto ma se mi guardo quello. Poi parlava di quello che era successo prima, che quindi avevano fatto vedere, ho detto ma com'è possibile? Allora poi ho cercato su internet e ho scoperto che c'era il primo e quindi sono andata a vedere il primo, quindi guarderò poi il secondo. Dunque, sono le 11, noi abbiamo finito circa mezz'ora fa, non abbiamo finito di scaricare le canzoni, ne mancano ancora un sacco, ma eravamo lì dalle 9 più o meno e tra l'altro incredibile ma vero. Su 20 partite che abbiamo fatto di briscola ne ho vinta una, cioè non mi sembra vero, ma anche perché papà mi ha fatto vincere, se no, ciao. Comunque, questo vlog è finito, non so come sia venuto, io vi ho fatto vedere il più possibile, poi vabbè, mi sono anche goduta la mia famiglia qui a casa appunto, cioè mi sono goduta la mia famiglia e niente, io spero comunque che vi sia piaciuto, se così mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su tutti i miei social che vi lascerò qui giù nell'info box, un grosso bacio e al prossimo video, buonanotte!